sulla tenerezza. Si svegliò non appena il giorno aprì gli occhi. Si alzò da letto. Estami, petali, foglie, lenzuola pallide, luce agonizzanti. E mentre il corpo gli usciva riposato dai recessi del sonno, sentì una indescrivibile, marginale tenerezza per tutto ciò che vedeva in quella bianca casa, sul monte Dirimpetto, che tra garze fluttuanti inghiottiva le ultime ombre, sul mare, che trasalendo dolcemente faceva dileguare gli ultimi sogni da quell'azzurro deserto. Sospirò e rabbrividì, benedicendosi gli occhi, il corpo intero, che, eretto, convalidava tutto il mondo all'intorno. Recava sul corpo gli impercettibili segni della sacralità del sonno e del sogno, e vuole carezzarlo teneramente per risvegliare in esso la gioia raggiante, la luminosa estasi di esistere. Si toccò le guance, il petto e le gambe con tenera familiarità. Poi, tolto il catenaccio alle porte, la luce si riversò all'interno della casa, fluttuando delicata, silenziosamente. Allora udì il mare che lo chiamava e andò giù a incontrarlo. Rimase dinanzi ad esso, nudo e ignaro, abbandonandosi all'ebbrezza serena che le sgorgava dalle viscere. Quanti doni inestimabili lo adornavano! Il colore, ancora molto oscuro, delle sue acque dalla carne azzurra esposta, la purissima linea dell'orizzonte, corda d'un'angelica chitarra tesa sull'immensità, il cielo totalmente aperto nel momento dell'esaltazione divina, silenzio e gioia, felicità al sommo grado, alba. Camminando sui ciottoli, sentì che la loro frescura li faceva sussultare il cuore, palpitare le viscere e scricchiolare tutte le giunture del corpo. Le fessure del cuore e i vuoti dell'esistenza non gli si erano mai rimarginati in maniera tanto improvvisa e perfetta. Non si era mai sentito così in accordo con l'intero creato. Dio gli parlava col suo silenzio. E allora, come una lancia di cristallo, sulla riva del mare cade il primo raggio di sole, proprio il primo, l'unico. Cade e colpì dolcemente con tenerezza una bianca pietra levigata. E la pietra, onorata, brillò, estendendo al sole un anello d'argento. Ammutolito per la gioia, si chinò sulla pietra, la sollevò dal suo giaciglio, si mise a guardarla, se la appoggiò a una guancia, una pietra millenaria unita da un moto di tenerezza all'uomo di breve durata. Caduco, che comanda sul mondo, mentre il tempo e la morte comandano su di lui. L'amicizia fiorisce con il bacio, l'uomo e la pietra in un abbraccio. Tutto ciò che osservava intorno a sé provocava in lui un estericidio di tenerezza. Il creato non gli era mai sembrato così perfetto, così eloquente. I due uccellini che erano passati volandoli silenziosi sopra la testa, i piccoli insetti che si agitavano fra i ciottoli. Tutto stabiliva con lui un rapporto privilegiato. Sentiva una sollecitazione di tenerezza da ogni cosa e per ogni cosa. Per le acque suggestive del mare inesauribile, per le ermetiche pietre, per le garrule piante che proprio in quel momento eschiudevano il cuore mostrandolo nudo.
per tutte le cose virginali che i sensi gli offrivano e che egli poteva toccare, carezzare, conoscere. Era Adamo, a cui, in un mattino non ancora sfiorato né dalla memoria né dal passato, il Creatore affidava i segreti della sua creazione, perché egli lo potesse guardare, se ne potesse rallegrare con tenerezza e rispetto. Perché solo la tenerezza possiede il dono di armonizzarsi con il rispetto, e solo il rispetto fa sì che si schiuda e permanga una distanza tra un uomo e un altro uomo, tra Adamo e il creato. Ma il divino ordine di dominare completamente questo creato dà per scontato una qualche attività di conquista che trascende la nuova inerzia del rispetto. Per questo il rispetto aspira alla tenerezza, al contatto accorto e discreto, al rapporto disinteressato che abbrevia la distanza tra persone, senza però consentire la promiscuità sfrenata, come accade con l'amore. La tenerezza sta come sospesa sull'orlo di un precipizio, prima dell'esplosione della passione, e viene esaltata come simpatia per la luminosa delicatezza, per la misteriosa missione ontologica che anela soltanto a una segreta celebrazione esistenziale, bisogno di luce del cuore e del nobiltamento del consorzio umano. Perché l'amore è passione fatta di offerta e di ricerca, di desiderio ardente e di dedizione assoluta, passione di assorbimento e di totale riorganizzazione dell'esistenza. L'uomo si trasforma tutto in una convenienza. La tenerezza, invece, non cerca ciò che le spetta, ne offre più di tanto quanto possa offrire. Possiede il dono del candore intimo, del rispetto e dell'amore fecondo. Da questo punto di vista è qualcosa di avvincente, perché non si tratta né di una fine né di uno scopo dell'essere. L'amore si serve della tenerezza come stadio di transizione verso il proprio compimento e spesso riesce a conservarla come splendore di luce, con la suavità di una carezza e la delicatezza di uno sguardo che non annulla la pretesa amorosa, ma l'incoraggia appena. Inoltre la tenerezza, quella assoluta, non pretende nulla. Si offre discretamente con modi di incomparabile nobiltà, con una certa aristocraticità esistenziale che trasforma perfino il contatto fisico in un solenne poema, tutto delicatezza, in comunione con l'anima, che si manifesta con quanto dispone di più nobile, il linguaggio supersostanziale della tenerezza. La tenerezza non nasce da quella condizione così rigorosamente personale che l'uomo chiama felicità, ma dalla prova e dalla reminiscenza del dolore. Se l'uomo non ha provato per lunghi periodi i dolori dell'anima, e se di quei dolori trascinati tanto a lungo, non ha preso coscienza traendone un'inconsueta creatività, un indescrivibile arricchimento dell'esistenza, non riuscirà ad abbattere la barriera che lo separa dalla tenerezza, né a possedere la segreta maturità che una bella mattina gli permetterà di sentirsi totalmente in tenera comunione col mondo di Dio, un mondo non fatto dalla mano dell'uomo. Esistere, trovarti sotto la sua autorità, significa soffrire e sopportare, perché la tua vita si trasformi in vita e scopra il senso sacrale della sua celebrazione. L'istante più sacro di tale relazione, procedimento, personale dell'esistere, del tutt'unico e che merita quindi di essere lodato, è quello in cui viene a crearsi la tenerezza, dando luogo a una condizione di grazia, a uno stato di elevazione. Comunque stiano le cose, sono i singoli individui,
non la moltitudine anonima che creano la tua vita come uomo in questo mondo. L'essenza del mondo non viene determinata dalla natura, ma dagli uomini, dagli altri. Sono essi che producono per te la gioia e il dolore, e che si aspettano talvolta, benché sempre più raramente, a dire il vero, una spontanea effusione di tenerezza nel tuo sguardo, nelle tue carezze, nelle tue parole. Mi sembra che questa effusione inviata da Dio si manifesti quando l'anima giunge a maturazione, quando il cuore diventa schietto, quando l'amicizia per coloro che ti circondano si ravviva. L'amore non matura mai, si introduce all'improvviso nel talamo oscuro dell'essere, accende vampe, illumina l'esistenza, la incendia, la brucia e dileguando la ricopre di cenere amara. Allora il talamo dell'essere sprofonda di nuovo nella più cupa oscurità, quella che sgorga dalla reminiscenza, ormai amareggiata dall'incendio di tutte le essenze dell'uomo. Perché l'amore comincia come il dolore di mancanza e finisce come testimonianza di mancanza. Nella sua innata impetuosità, la tenerezza passa inosservata anche quando esce da un rapporto legale. Si offre con il disinteresse della libertà, mentre l'amore viene vissuto come totalitarismo esistenziale. Si presenta disinteressata, mentre l'amore viene riarso dall'oscuro portamento della passione, come per un ordine dato nel profondo dell'essere. Per questo l'amicizia si avvicina alla tenerezza con la benevolenza e con la cordialità della gioia serena ed un'apparizione luminosa, e non si trasforma mai in invadenza come accade con l'amore dell'amico nella vita dell'altro, nel temperato clima esistenziale dell'amicizia, caratterizzato da una luce che illumina le anime in maniera equilibrata e da una nobiltà tutta umana. La tenerezza nasce discretamente e permane nella coscienza, con la spontaneità e la gioia dignitosa di un dialogo. Tutto concorre ad esaltare l'uomo, il quale si compiace della propria gentilezza, onorando la gentilezza altrui. La tenerezza avvolge gli amici sotto forma di alone ardente e di ragione, trasparta i gesti, dalle premure, e si manifesta sotto forma di sollecitudine reciproca, sia in presenza che in assenza dell'amico. Ne deriva un'essenza estremamente misteriosa, e non è possibile stabilire in anticipo le condizioni da cui nascerà un'amicizia. Quando essa arriva, non solo fa sì che il legame tra amici si mantenga aperto, permettendo simultaneamente il compimento e il perfezionamento della libertà. È una celebrazione di fraternità spirituale che fa fiorire le esistenze, privilegiando il rispetto, la fedeltà, l'onore e la tenerezza.